A Verucchio si affrontano due squadre che un tempo appartenevano entrambe alla CMV. Un derby famiglia, insomma. Da una parte Verucchio che vuole rispondere a capo subito in esterna sul campo del Nova finita 7 giorni prima, dall'altro un Bellaria che allontana parente della squadra che tutti davano anzitempo retrocessa. Eppure i ragazzi terribili sono divenuti temibili dopo soprattutto la cinquina rifilata una settimana prima all'Athletic Poggio. L'inizio non a caso porta in delicato davanti alla porta, ma il direttore di gara fischia un fallo ad opera dell'attaccante su Colonna. La replica entra in cattedra a questo punto Muccioli, grande slalom in suo con il pallone che sfiora l'incrocio dei pali. Dall'angolo una carambola fortunosa favorisce il colpo di testa finale di Colonna che termina del nulla al lato. Da posizione defilata invece Bruma non inquadrare il bersaglio. Il Bellaria invece reagisce con un tiro cross che reca più di un brivido alla porta di difesa da Maggioli, costretto a rifugiarsi in angolo. Mentre dall'altra parte Mignani a metterci una pezza in uscita su Bruma lanciato a rete. L'attaccante diviene protagonista quando, servito da Riccardo Colonna, sciupa clamorosamente l'occasione per sbloccare il match. Finale di tempo con un tiro ancora di Bruma centrale e con un colpo di testa di Colonna che termina fuori. Ad inizio ripresa il Bellaria va vicinissimo al gol. Gambutti mette nelle condizioni delicate di presentarsi davanti a Maggioli, ma l'attaccante centra un'incredibile traversa. Ma il gol è nell'area. Chiusi e Indelicato fanno tutto loro. Chiusi apre per Indelicato. Giocata di fino dell'attaccante che protegge egregiamente la sfera, alza la testa, aspettando la penetrazione in area avversa di Chiusi che da due passi batte Maggioli, facendo esplodere la gioia dei propri compagni. 1-0 per il Bellaria. Bruttissima entrata su Indelicato che non viene punita con il rosso, ma il replay ci chiarisce come l'intervento scomposto da parte del difensore del Verucchio che se la caverà con un'ammonizione. La reazione dei Verucchi è immediata, appoggio di Ronchi per Telinai, botta di prima intenzione del giocatore in maglia numero 10, palo gol ed esultanza per lui, replay meritato anche in questo caso. Verucchio che rimane addirittura in 10 uomini dopo la trattenuta di Colonna ai danni di Chiusi. Il replay a cura di Eugenio Angeli ci mostra l'intervento del difensore centrale. Della punizione se ne incarica Indelicato che alza la mira, ma lo stesso Indelicato apre per Caporali che dentro l'area di rigore trafigge Maggioli. Il replay rende merito al raddoppio bellariese con l'esultanza finale ad opera dei giocatori adriatici. Termina qui una gara dove Verucchio gioca meglio la prima frazione di gioco, sprecando il possibile vantaggio. Nella ripresa il Bellaria, con spensieratezza ed allegria, ottiene 3 punti giocando un buon calcio, ricevendo gli applausi meritati. Domenica in Nova Feltia è avvisato.